nell'anno quindicesimo dell'impero di Tiberio Cesare, mentre Ponzio Pilato era governatore della Giudea, Erode, tetrarca della Galilea, e Filippo, suo fratello, tetrarca dell'Iturea e della Traconitide, e Lisania, tetrarca della Bilene, sotto i sommi sacerdoti Anna e Caifa, la parola di Dio venne su Giovanni, figlio di Zaccaria, nel deserto. Egli percorse tutta la regione del Giordano, predicando un battesimo di conversione per il perdono dei peccati, come scritto nel libro degli oracoli del profeta Isaia. Voce di uno che grida nel deserto: preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Ogni burrone sarà riempito, ogni monte e ogni colle sarà abbassato, le vie tortuose diventeranno diritte e quelle impervie spianate. Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio. Cari amici, bentornati alla nostra rubrica del commento sul Vangelo domenicale. Un deserto, un uomo, una parola. Come dire niente, la realtà più piccola, più insignificante, quella a cui nessuno dà importanza. E invece di contrasto, il Vangelo di oggi ce lo ricorda, il quindicesimo anno dell'impero di Tiberio Cesare, Ponzio Pilato che litiga con Erode per dominare la Palestina. Che cos'è quell'uomo Giovanni Battista da solo nel deserto? Eppure la capitale del mondo non è Roma, non è Gerusalemme, ma è lì nel deserto dove c'è quell'uomo, perché su quell'uomo scende la parola di Dio. E questo, vedete, il grande paradosso, perché è sempre successo così. Si dice oggi che la più grande multinazionale, usiamo questa espressione, mi perdoneranno i miei amici salesiani, la più grande multinazionale educativa della terra sono i salesiani, cioè coloro che hanno grandissimi istituti in tutto il mondo. Bene, tutto inizia quando un giovane prete torinese incontra un monello in una sagrestia, era stato buttato fuori, e dice: vieni qua, diciamo insieme un'Ave Maria. Dirà Don Bosco, dopo aver fondato oltre 100 case salesiane, alla fine della sua vita tutto è partito da quella Ave Maria. Quando la parola di Dio scende su questa terra produce qualche cosa di nuovo. Tiberio Cesare può stare a Roma a programmare l'impero, Pilato ed Erode possono essere in Palestina a fare i loro giochi politici, ma la realtà che il mondo cambia lì dove scende la parola di Dio. Le cose piccole, ma poi diventano grandi. Consoliamoci anche con questo paragone che, come dire, può suonare una autoincensazione, ma che vale come premio ed elogio a tutti i collaboratori, anche la nostra televisione, una piccolissima cosa, ma con l'aiuto di tanti, di buona volontà, animati dallo spirito giusto, quello del Vangelo, può diventare una grande cosa, può diventare lo strumento con cui il Signore raggiunge tanti. Ecco allora il nostro commento. Giovanni grida nel deserto: preparate la via del Signore. E anche oggi allora noi dobbiamo preparare questa via al Signore che viene prossimo Natale, grazie al fatto che siamo come Giovanni, cioè delle persone libere, delle persone che non hanno, come dire, a cuore gli schemi, la mentalità, gli intrighi che possono essere della società, della politica, dell'economia, poco importa. Ma una persona libera, chi è libero allora è disposto ad accoglierla la parola di Dio. Chi invece non è libero, ha degli schemi e dei preconcetti, è velato da dei pregiudizi, beh, allora lì comincia a fare degli sconti, cioè non prende il Vangelo nella sua genuinità, non prende il Vangelo sul serio. Ci vuole un uomo libero, un cuore che sappia essere appunto al di là di tutti i condizionamenti.
E allora Dio viene ancora, e allora il Signore scende, e allora il Signore continua a far sperare. Potremmo dire che è questo il significato del Vangelo odierno, oltre naturalmente a tutta questa ricchissima serie di riferimenti, vale la pena citarli: Tiberio era nell'impero romano, Ponzio Pilato governatore della Giudea, Erode tetrarca della Galilea, Filippo tetrarca dell'Iturea, della Lisania, della Traconitide, a Anna e Caifa i sommi sacerdoti. Che cosa sta dicendo Luca? Sta dicendo: guardate che non racconto favole, racconto storie vere. Non sto dicendo appunto di un bel pensiero, ma sto raccontando invece una realtà storica. Ecco perché ha tutti questi riferimenti l'Evangelista Luca, il quale non ha conosciuto Gesù, come noi che non abbiamo conosciuto Gesù, si è convertito e quindi ha scritto il suo Vangelo, come anche noi convertirci. Ecco, appianate ogni valle, cercate di drizzare le vie torte, di modo che la parola di Dio scenda anche oggi, scenda su ciascuno di noi. È questo l'invito che ci viene in questo secondo passo dell'Avvento, cioè quello di avere la capacità di accogliere la parola di Dio grazie alla nostra libertà. Accogliere la parola di Dio, certo, è impegnativo, certo, può costare, è un fuoco. Può costare, può anche, come dire, provocare qualche sofferenza. È questa la prospettiva che ci presenta il Vangelo. Chi vuole seguirmi prenda la sua croce e venga dietro di me. Ma significa ancora di più gioire. Significa ancora di più accogliere quella voce che parla al cuore e che dice ancora una volta: guarda, io sono qui con te, il Verbo si è fatto carne. Accogliere la parola di Dio, come ha fatto Giovanni Battista, significa cambiare la vita personale e dare un contributo alla nuova storia del mondo. Di nuovo una voce, un uomo e un deserto. Sono questi i poveri strumenti che possiamo anche noi mettere a disposizione perché si compia il disegno di Dio.